Lori contro Benedetta. Punto nella prossima puntata del Grande Fratello VIP, la semifinale, un concorrente rischia a grosso. La favorita Lori del Santo si ritrova nello scontro al televoto con la dolce e silente Benedetta Mazza. Per alcuni, l'attrice veneta dovrebbe aver vita facile per ottenere il pass per la finale del 10 dicembre. Altri, invece, dopo le ultime nomination, sono convinti che l'ex professoressa dell'eredità possa avere la meglio. Basti pensare che nella scorsa puntata, la bella Mazza ha battuto al televoto un'altra super favorita per la vittoria finale, Giulia Provedi. La bionda del dio Donatella, però, è ancora in gioco, ma in modo anomalo. Nella casa più spiata d'Italia infatti vi è ancora la sorella gemella Silvia. L'amicizia con Stefano. Punto nella semifinale del Grande Fratello VIP scopriremo il concorrente che rischia il grosso, e che quindi resterà fuori dalla finale tanto ambita. Al primo scontro ci sono le bellissime Lori del Santo e Benedetta Mazza. Quest'ultima, considerata la vera outsider del reality, ha vinto numerose nomination, per la precisione ben tre, prima di ritrovarsi di fronte il colosso del Santo. L'ex professoressa dell'eredità sarà sicuramente ricordata per questa sua esperienza nel reality grazie all'amicizia speciale nata con Stefano Sala. Il modello però, nonostante sia fidanzato con la collega Dasha, ha fatto fatica ad avere un rapporto distaccato con la biondissima Mazza. A questo loro rapporto ha però inevitabilmente innescato delle reazioni all'esterno della casa. Saranno semplici amici o nascerà qualcosa di più? Ai posteri l'ardua sentenza. La finale imminente. A pochissimi giorni dalla finale del reality, un concorrente rischia grosso. Infatti, dopo aver superato tantissime nomination, una tra Lori del Santo e Benedetta Mazza, dovrà abbandonare il gioco sul fotofinish. Al pubblico da casa quindi spetterà una decisione molto difficile e soprattutto generazionale. Verrà premiata la freschezza della Mazza, o la saggezza della del Santo? Lo scopriremo con Ilaria Blasi ed Alfonso Signorini.